Buongiorno amici lontani e vicini, abbiamo il piacere di avere stamane nostro ospite il professore Giovanni Di Perri, uno dei più quotati virologi italiani, e per ora sappiamo quanto la materia è importante. Allora professore, intanto grazie per questa disponibilità. E a che punto è questa benedetta lotta contro questo micidiale coronavirus? Ma diciamo che la fase emergenziale sta finendo, i risultati sono buoni, siamo andati effettivamente secondo le previsioni con uno strumento, il vaccino, che non ha purtroppo un'efficacia assoluta. Questo va detto, nel senso che nel esaminare i risultati uno può vedere la parte del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Oggettivamente una cosa che abbiamo visto rispetto agli stessi numeri in altre ondate epidemiche, abbiamo molta meno pressione sugli ospedali. Questo è un dato di fatto. Il fatto che si infettino soprattutto non vaccinati evidentemente sta a indicare che il vaccino crea uno schermo complessivo molto valido. Purtroppo sappiamo da una parte che ci fu detto fin dall'inizio del vaccino un'efficacia superiore probabilmente al 90% in una popolazione mista, in alcune popolazioni con soggetti particolarmente anziani con patologie presenti, sì, funziona di meno. Purtroppo i vaccini in generale funzionano meno in chi ne ha più bisogno, questo è un criterio che conosciamo. Però nonostante questo, abbiamo una riduzione estremamente significativa dei casi gravi e soprattutto lo abbiamo ovviamente nella categoria dei vaccinati. Ci sono problemi di stabilire quanto durerà questa protezione, problemi di programmazione di quella che sarà la fase post-emergenziale, problemi probabilmente anche di aggiornamento del vaccino stesso. Questo vaccino è stato preparato con il primo virus, oggi noi abbiamo conosciuto varianti diverse che non hanno perso la loro sensibilità agli effetti della vaccinazione, ma l'hanno comunque un po' ridotta. Quindi diciamo che è in itinere una serie di revisioni del programma, il programma però rimane lo stesso: vaccinare. Ecco, fra questi vaccini, visto insomma che si stanno rivelando efficaci, ce n'è qualcuno che è più efficace dell'altro? Ecco, qual è la situazione, tenuto conto che purtroppo ancora ci sono i Novax che alla fine potrebbero essere determinanti per questo proliferare di casi? Diciamo più che i Novax rappresentano non tanto un'opinione quanto un'affiliazione, quindi non sono convincibili. Ci sono molti indecisi che sono anche il frutto di una campagna di comunicazione che ha avuto degli alti e bassi. Forse andava subito detto all'inizio che siamo in una fase di emergenza nell'intero pianeta, che i vaccini al tempo, quando furono messi a disposizione, erano stati sperimentati su 50.000 persone e che avremmo visto degli incidenti rari quando il numero di persone vaccinate sarebbe salito a milioni, milioni e milioni, e questo è purtroppo successo. Fra i vari vaccini è chiaro che la storia migliore l'abbiamo vista con quelli a RNA messaggero, cioè Pfizer e Moderna. Su AstraZeneca, Johnson & Johnson ci sono state delle importanti frenate. Tutte e due sono collegati, no? Diciamo hanno la stessa metodologia di preparazione per motivi di fenomeni cosiddetti trombotici atipici, pur rari, però effettivamente soprattutto nella popolazione giovane hanno avuto un'incidenza che non era attesa e che ha creato ovviamente degli incidenti assolutamente spiacevoli, dei decessi in persone giovani, e quindi queste sono cose che purtroppo fanno parte di una campagna di vaccinazione emergenziale. Quindi diciamo che i vaccini del genere erano già stati messi in commercio, la Johnson & Johnson aveva fatto un vaccino vettoriale già sul virus Ebola, però è chiaro che i vaccinati per virus Ebola a tutt'oggi non vanno oltre le 100.000 unità, per cui certi fenomeni non erano stati osservati. Ecco, per essere un po' più tranquilli bisognerà arrivare almeno al 70-75% di vaccinati, no? Ancora purtroppo a questi livelli non ci siamo. Ecco, per dare l'input a coloro che sono indecisi, purtroppo anche per il fatto, per esempio, a Messina nei giorni scorsi sono deceduti due infermieri
un signore aveva delle patologie, sì. L'altro a quanto pare non ne aveva, però certamente queste mortalità improvvise dopo la vaccinazione creano allarme. Allora, ecco, cosa possiamo dire? Per esempio, prima di fare un vaccino, si possono prendere dei farmaci che potrebbero, insomma, non creare problemi eventualmente? Quali consigli possiamo dare? Ma in generale no, non esiste una strategia farmacologica prevaccinale. No, esiste un'anamnesi personale, cioè una propria storia personale. Hai mai fatto vaccino? Sei allergico? Hai delle intolleranze specifiche? Diciamo, allora a questo punto si può, il medico valuta se ci sono dei margini di rischio e se questi ci sono ma permettono comunque di effettuare la vaccinazione, talvolta in casi particolari in ambiente protetto, cioè laddove insomma si può rapidamente intervenire con un sostegno al circolo o qualcosa del genere. Ora il discorso della che viene meno rispetto a una stagione precedente, cioè rispetto a un paio di mesi fa, è la storia delle trombosi atipiche, cioè Pfizer e Moderna hanno di fatto sostituito un po' su tutto il territorio nazionale quella che era una distribuzione mista che comprendeva anche AstraZeneca e Johnson & Johnson. Quindi in questo momento, soprattutto nelle fasce al di sotto dei 60 anni, dove questo rischio si è materializzato come un rischio significativo, diciamo più alto rispetto a quello che spontaneamente accade senza vaccino, ecco che non viene più somministrato né AstraZeneca né Johnson & Johnson. Quindi Pfizer e Moderna, che hanno ormai un curriculum di milioni e milioni di somministrazioni, non hanno problemi sul lato trombotico, vascolare, piastrinopenico, eccetera, quello che può allarmare almeno in termini proprio di informazione, per cui direi che da questo punto di vista è la strada maestra e le stesse aziende che distribuiscono questi vaccini so che stanno lavorando all'aggiornamento molecolare, cioè a prendere in considerazione una nuova formulazione del vaccino che contenga le sequenze genetiche delle varianti, cioè questo per darci una maggiore protezione. Effettivamente è una strada. Per esempio abbiamo saputo che in Francia si sta lavorando su un vaccino che potrebbe avere meno effetti collaterali. Beh, diciamo che poi arriveranno presto e ancora prima del presto che significa? Sanofi, perché credo verso novembre arriverà già Novavax e poi arriverà Sanofi, che sono dei vaccini sono stati sviluppati con tecnologie ultramoderne. Cioè la proteina è stata fatta produrre da cellule di insetto. In realtà poi però il vaccino che cosa presenta? Presenta una proteina preformata e non l'RNA messaggero, tantomeno il DNA. Quindi è un vaccino da questo punto di vista alla vecchia maniera, un po' come quell'antitetanico, col tossoide tetanico, eccetera. E questo potrebbe essere utile per esempio per i richiami. Ecco, per i richiami che a questo punto possono essere fatti con altri vaccini. E questo farà parte di una strategia a più voci che comprenderà però anche, secondo me, l'aggiornamento dei vaccini Pfizer e Moderna. Intanto però si parla di questa nuova ondata. Sì. E come si farà fronte? Si diventerà vaccino dipendenti? Ma ecco, il discorso in una società come la nostra, che ha un'attesa di vita di 83 anni e mezzo nelle donne, 82 negli uomini, beh, è chiaro che abbiamo una fascia di persone da proteggere che è piuttosto facile da identificare, che è quella che è stata protetta per prima nella stessa campagna di vaccinazione. L'ipotesi che questo virus certamente non lo perderemo per strada, è molto appiccicoso, rimarrà fra di noi. Quindi bisogna convivere. Sì, sì, esatto. La strategia di convivenza è di proteggere, diciamo, chi ne ha più bisogno. Verosimilmente in futuro capire se esisterà un test per identificare chi è a rischio di ammalarsi a prescindere dall'età e dalle comorbidità, questo sarà importante, e credo che sarà una strategia abbastanza simile all'influenza, cioè un vaccino che si aggiorna in funzione delle varianti, anche se devo dire questo, diciamo, a proposito delle varianti, quando un virus è capace, ha nelle sue corde, diciamo, nella sua genetica, la possibilità di mutare in maniera così radicale da rendere per esempio non efficace il vaccino, da rendere non efficace per esempio un farmaco, che chi di noi ha lavorato molto su HIV, HCV, vede che se uno dà il farmaco sbagliato o dà solo un farmaco, spesso il virus in 12-24 ore diventa completo. Diversi mesi di esposizione a soggetti vaccinati, il virus rimanga sensibile al vaccino e anche forse perché non ha magari la proprietà di
creare quella variante diabolica che rimane trasmissibile ma resiste agli effetti dell'immunizzazione. È un po' come se andiamo a guardare per esempio le varianti sudafricana e brasiliana, che sono meno sensibili agli effetti della vaccinazione. Erano presenti in Italia prima sia della variante Delta ma anche della variante Alfa, quella l'inglese cosiddetta. Cosa ci dice questo? Che il fatto che non abbiano diffuso è perché se acquisiscono una proprietà poi alla fine ne perdono un'altra. È un po' come è difficile avere la botte piena e la moglie ubriaca. Quindi il virus Alfa e Delta circolano di più, sono più trasmissibili, purtroppo questo è vero. Il Delta è forse anche un po' più grave, determina più spesso malattia nei più giovani, cosa che magari le varianti precedenti non facevano, però evidentemente rimangono sensibili alla vaccinazione. Quindi questo ci incoraggia nel non presagire chissà quale futuro per varianti particolarmente nocive. Professore, immagino che questi 2 anni per lei sono stati davvero impegnativi, intensi e difficili. Ci sono stati dei momenti anche drammatici, immagino. Quali sono i ricordi più che ancora oggi la emozionano? Un medico impara ad avere a che fare con la morte, ad avere un rapporto, se vogliamo, quantitativo e qualitativo che riesce a sopportare, nel senso che sappiamo che qualcuno purtroppo ogni tanto muore. In quel periodo, soprattutto nel primo, abbiamo visto un eccesso di decessi che effettivamente è difficile da ammortizzare anche a livello proprio emotivo. Devo dire che all'inizio c'è stato paura per un qualcosa che non conoscevamo. Oggi possiamo dire che muore circa l'1%, l'1,5% delle persone, che se ne ammala il 7-8% rispetto alle infezioni. All'inizio vedevamo solo malati gravi, perché arrivavano in numeri massicci in ospedale, e questo effettivamente ha creato un ambiente di un clima di paura, eccetera. Devo anche dire però che è stato un grosso rilancio di quella che è lo spirito di servizio di medici e infermieri, il fatto che insomma ci siamo parlati, tocca a noi, siamo, è una malattia che ci riguarda, dobbiamo proteggere noi stessi, proteggere gli altri, tenere tutti calmi, dare la maggior fiducia. Persone che si ammalano e non possono, per esempio quotidianamente non potevano vedere i propri cari, perché insomma c'erano quelle regole di isolamento che hanno evidentemente condizionato. Questo il primo periodo è stato quello più emotivamente coinvolgente. Poi dopo abbiamo preso un po' le misure, ecco, effettivamente oggi sappiamo dove si rischia di più, ecco, le dico, un 25% del mio personale ha acquisito il Covid nella prima fase, nessuno in ospedale. Bella cosa, quindi anche questo ci siamo resi conto, il caffè, l'incontro, quello che nelle prime fasi non avevamo ancora capito, che si trasmetteva condividendo l'aria, no? Condividendo insomma un minimo di incontri in volumi chiusi. E quindi questo è stato un po'. Poi cosa le devo dire? Sì, emotivamente sono state diverse sollecitazioni, vedere persone più giovani di me morire, ammalarsi gravemente, questo certamente ha fatto molta paura. Però mi fa molto piacere poter dire a distanza di un anno e mezzo, eccetera, che chi era lì, con pochissime eccezioni, ha avuto l'orgoglio di esserci ed insomma ha messo anche a repentaglio la propria sicurezza in un momento in cui non si sapeva qual era il nostro rischio individuale. Beh, insomma, è stata un'esperienza anche professionale, etica, molto importante. Ecco, professore, a proposito di questo, e quindi il Green Pass, ci sono adesso queste regole che Si può dire privano anche della libertà, e c'è gente insomma che ancora ci sta pensando anche 2 volte. Ecco, nella sua struttura sanitaria come vi comportate? C'è l'obbligo per medici e paramedici? Cioè si ha il rischio di essere licenziati? Non c'è dubbio, in Piemonte sono partite adesso le prime sanzioni, perché abbiamo voluto dare una fase di riflessione più lunga, abbiamo anche convocato un incontro a cui però poi non è venuto quasi nessuno, e questo è un po' ci sono dei ribelli? Ma sì, ci sono, vengono adesso allontanati, e purtroppo voglio dire questo, la questione non va nemmeno posta troppo in termini politico-ideologici, il problema è questo: in questo momento il mondo è a rischio la nostra vita, il nostro modo di vivere, la nostra libertà, economia, eccetera. La libertà anche viene da un certo tipo di benessere, se vogliamo, di clima in generale.
se vogliamo liberarci o comunque arrivare a una situazione di pieno controllo di questo fenomeno, sì, c'è uno strumento che è il vaccino, e un altro strumento è cercare di non far circolare il virus, di farlo circolare il meno possibile, in modo da non sollecitare per esempio quella selezione di varianti che potrebbe mettere tutto a repentaglio. Sono regole che è un sforzo collettivo, è un obiettivo collettivo. Allora, c'è le regole, l'assembramento, la mascherina per esempio, al di là del vaccino. L'andare a scuola, l'andare nei musei, l'andare nei ristoranti, eccetera. Allora, il problema è molto semplice, insomma, se questo obiettivo lo vogliamo raggiungere il prima possibile, il meglio possibile, dobbiamo impegnarci tutti. Se riteniamo che per motivi di apartheid anagrafico, dice io sono 40, ho 40 anni, non ne ho 50, ritengo di rischiare molto meno, non mi interesso del destino degli altri, questo fa parte di, diciamo, uno dei modi di pensare di cui abbiamo avuto insomma testimonianza nei media, eccetera, che ovviamente non condivido né da medico né da cittadino. Allora, si può o non si può derogare da un atteggiamento rigido di disciplina collettiva? Secondo me no, in questo momento il mondo è ancora in grande crisi, abbiamo molti infetti, molti morti poi in diverse parti del mondo, in Italia stiamo meglio di altri, ma non è detto che non ci ritocchi, diciamo, una sorte, diciamo, ancora difficile da controbattere. Beh, insomma, a questo punto dobbiamo decidere cosa fare. Io credo che la libertà di infettare gli altri non sia un principio da sostenere, da pretendere. Questo, così come non ho visto cortei di ubriaconi che pretendevano di guidare in stato di ebbrezza, non ho visto cortei di fumatori che pretendevano di fumare in luoghi chiusi. Il vaccino, come adesso viene somministrato, nelle sue versioni Pfizer e Moderna, è uno strumento che ha un rapporto costo-beneficio più che accettabile, questo è stato stabilito, e quindi direi che se c'è questo impegno dobbiamo mantenerlo, anche per proteggere chi effettivamente non può vaccinarsi. Sono persone che non possono vaccinarsi, sono persone che non rispondono al vaccino, per cui dobbiamo tutti, secondo me, fare la propria parte a seconda della propria individualità, della propria professione, eccetera. Figuriamoci se possiamo permettere a dei medici di essere in condizione di infettare dei malati che vengono a cercare, diciamo, sostegno in un ospedale, e noi magari per motivi così di non adesione alla campagna vaccinale andiamo a infettarli. È già successo ed è francamente ingiustificabile e imperdonabile. Professore, secondo lei nella prima fase c'è stata una speculazione politica, nel senso che per esempio tutti i decessi avvenuti sono stati conteggiati come Covid, questo ovviamente per cercare di poter disporre di maggiori sostegni a livello dell'Unione Europea? No, direi sono sfumature, cioè se poi su 100 morti magari alla fine ne troviamo 8-9 che sì, avevano un'insufficienza cardiaca con giustizia, potevano morire da un momento all'altro, questo è vero perché è morta una fascia d'età che normalmente muore, cioè questo lo sappiamo, però no, le dico io, le parti erano strapieni, erano, chi ha visto la situazione in faccia non ha dubbi su ciò che è successo, ecco, questo sia molto chiaro. Ecco, questo no. Che poi la speculazione politica ci sia stata all'inizio, ci un po' da tutti i paesi, non esatto, solo dall'Italia. No, esattamente, che ci sia ancora adesso. Anche ora, ecco, oggi. Per carità, questo è il fatto che sono tutti d'accordo, destra, sì, sinistra, esatto. Vedi, è significativo. Me, esatto. Quello che secondo me deve essere ripristinato è una sorta di coscienza individuale che viene un po' dalla storia della propria famiglia, dalla storia della propria cultura, da ciò che si è studiato. Evento del genere possono succedere due cose principali molto gravi: uno, che uno si ammali gravemente e rischi di morire, o lui o uno dei suoi cari o una persona che ti è cara; l'altra è di essere responsabili di aver infettato qualcuno che poi muore, perché non so se la nostra coscienza ci permette di vivere così serenamente con l'idea di aver commesso una leggerezza che è costata così tanto a un altro essere umano. Allora, se si parte da questo presupposto, secondo me tutti i comportamenti che ne seguono sono spontaneamente di un certo tipo. Se invece dobbiamo partire da altri presupposti che non fanno parte della storia del nostro paese, della nostra civiltà, facciamo pure. Eoli e Sicilia, boom turistico. A livello di contagi, quanto influisce questa massiccia presenza? Beh, certamente, abbiamo visto d'estate Sardegna e Sicilia primeggiare, purtroppo, per quello che è una
una attrazione evidente, per me è anche un'attrazione di radici, ma insomma è un'attrazione turistica straordinaria, una disponibilità di bellezze naturali, di, insomma lo sappiamo com'è. Certamente la Sicilia aveva vaccinato già poco rispetto ad altre regioni e quindi in questo momento sta andando incontro a conseguenze che sono maggiori. Già si parla dell'arancione? Già si parla purtroppo di questo, sì, questo richiama a una, diciamo, a una, ma un ritorno a un rigore, diciamo, operativo che forse insomma andava sollecitato anche prima. Mette un po' in crisi tutti. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Che in questo momento non c'è un'opzione B, perché se ne potrebbe parlare, ci fosse un'altra opzione. Ci sarà magari, ci sarà la terapia precoce, verranno fuori degli antivirali, sono in sperimentazione adesso. Un maggiore uso dei monoclonali in fase precoce, che quindi ridurrà anche il pathos del rischio di ammalarsi gravemente in chi si infetterà comunque. Però in questo momento non c'è un'opzione B. Cioè abbiamo questo vaccino che funziona bene, non dà un'efficacia assoluta, ma ci sta portando dei risultati che tutti noi vediamo. Per cui insomma seguiamo questa via, perché altrimenti non la vedo facile. Siamo stati fermi un anno e mezzo, non abbiamo lavorato, tutta una serie di attività ferme, adesso c'è questo stimolo, anche questa storia del, diciamo, tutta una serie di debiti che dovremo pagare, ecco, per rialzarci. Quindi c'è una situazione complessa, cerchiamo di non complicarla con questi fenomeni esoterici. Tra bassi e c'è tra galli, mi perdoni, e bassetti. Su chi punta? Ma no, ma vabbè, questo Galli è una, diciamo, ha un background personale, culturale di altissimo livello, un sapere oxfordiano. Hanno sostenuto alla fine sia Matteo Bassetti che Massimo Galli delle posizioni non molto diverse, ecco, intendiamoci. È chiaro che ci sono state delle fasi in cui il richiamo al rigore era più austero da parte del professor Galli e più rilassato, meno, diciamo, drammatizzante da parte di Bassetti. Poi alla fine, se gli si fanno le stesse domande, otteniamo le stesse risposte: il vaccino, l'efficacia del vaccino, la necessità, l'evitare i contatti fra persone, insomma, di persone vulnerabili. Alla fine della storia fa un po' parte anche di questo dilagare mediatico, di questo insistere anche magari su contenziosi, su ciò che fa audience, una bella litigata, vale molto di più magari di un'informazione responsabile, spesso mi rendo conto, questo forse qualche riflessione in più bisogna farla. Lei di interviste ne ha rilasciate parecchie, vedo, però i dibattiti, insomma, no, c'è qualche resistenza, vero? No, lì non vado, non mi piace, perché poi insomma non si fa più male che bene, e secondo me bisogna cercare di stare sui dati, di interpretarli in una maniera più serena, considerando anche diverse incertezze che ancora ci sono su questa infezione. Questa era un'infezione banale che dava solo raffreddore nell'uomo, quella da coronavirus. Ci siamo presi un coronavirus che viene dal pipistrello, come sia arrivato fino a noi, insomma, è legato a qualche punto oscuro, insomma, come è uscito dal laboratorio, se è uscito dal laboratorio, se come è uscito dalla Cina, come, insomma, al di là di tutto. Per cui cerchiamo di mantenere gli animi il più sereni possibili. Ecco, a proposito del pipistrello, io da qualche parte ho ripreso una notizia che poi ho pubblicato sul notiziario, che in una commissione che si era formato c'era pure lei, no? Per andare in Cina verifiche. Mi hanno telefonato pure dalla RAI. Ora io non ricordo qual era la fonte, però c'era il suo nominativo. Quindi non era vera la notizia. Non era assolutamente vera. Io non so come sia scappata fuori. Sì, francamente, sì, no, c'era, no, lei nell'elenco. Tra l'altro, addirittura partiti. Sì. Tra l'altro sarebbe stato appunto tempo perso, perché lì poi non era possibile. Il tipo di indagine che avrebbe permesso di svelare qualche punto oscuro della vicenda. Ma è scappato dal laboratorio? Ma le dico, la possibilità che effettivamente sia uscito dal laboratorio, magari come infezione di un laboratorista, questo sì, questo è possibile, perché in effetti l'Istituto di Virologia... Però le verifiche fatte poi mi pare che non hanno dato esito. Però queste sono difficili da fare. Hanno... Quello che non sembra essere avvenuto, perché di solito nella lettura della genetica del virus si vede qualche punto che l'uomo lascia come traccia, non sembra essere stato costruito in laboratorio, questo no,
questo sembra escludibile. Però già il fatto qualcosa, che possa essere uscito, perché la coincidenza del mercato di Wuhan e a Wuhan c'è l'istituto di virologia dove i cinesi dal 2003 studiano il coronavirus, non è una cosa, perché ovviamente hanno avuto la prima SARS, poi c'è stata la MERS, che è un fenomeno tuttora in corso in Medio Oriente, e poi è venuta questa SARS, questo SARS-CoV-2. Io ricordo quando iniziamo a documentarci nel mese di gennaio, perché c'era questo allarme, iniziamo a leggere, c'era un articolo del 2016 scritto dai cinesi su un bel giornale per quanto ci riguarda, che è Trends in Microbiology, che per noi è un buon riferimento culturale, in cui scriveva, ripeto, alla fine del 2016, il problema non è se, il problema è quando una nuova epidemia da coronavirus interesserà la specie umana. Tanto era, diciamo, l'evidenza biologica di passaggio di questi coronavirus tra diversi animali fino all'uomo. E quanto era la, diciamo, elevata la possibilità che l'uomo venisse infettato. D'altra parte, io ho un'età per cui, insomma, ho 63 anni, quando io sono nato in Cina erano 600 milioni, ora sono 1,4 miliardi. Tutto ciò che si muove, si mangia, cioè è cambiato proprio l'intensità dell'occupazione, della densità occupazionale fra uomo e animale. E questo comporta, questo anche in Africa, abbiamo visto Ebola. Ebola è portato dal pipistrello della frutta. Noi continuiamo a tagliare foreste, il pipistrello della frutta cerca nuovi habitat, e quindi ecco che l'infezione raggiunge le città, mentre Ebola non è mai stato un fenomeno urbano, no? Professore, chiudiamo parlando in bellezza della sua Canneto, della nostra Lipari. Come vede cambiare l'isola? Ma insomma, l'isola è sempre bella, poi i riferimenti che si cercano venendo in vacanza qua da emigrato, se vogliamo, sono gli stessi. Da emigrato che parla come turista. Esattamente, sono gli stessi. Ma come cambia? Mi ha fatto vedere una... Mi ha fatto piacere vedere una grande vivacità nell'accoglienza che c'è stata in un'estate in cui probabilmente più italiani sono rimasti in Italia e sono venuti anche qua. Tantissime. Ci sono delle cose un po' da correggere, perché insomma questa storia della spazzatura non è piaciuta a nessuno, perché insomma io volevo quella della differenziazione, però bisogna armarla bene in tutte le fasi. Poteva perché... partire d'inverno con le prove. Ma forse sì, ma insomma voglio dire, ci si trova spesso la sera a non sapere cosa fare dei propri rifiuti e dover occupare una parte consistente della propria giornata a pensare a come non fare danni e cercare di eliminare. E i danni sono stati fatti? Ma evidentemente sì, perché ripeto, lei guardi questa spiaggia dove siamo seduti, una volta c'erano due bidoni e potevano metterci tre quelli della differenziata, invece non ci sono più bidoni, ci sono solo delle bruttissime piante all'ingresso, e in queste piante vanno a finire tutte le porcherie che uno non riesce a fare. Piante secche fra l'altro. Sì, esatto, sì, perché sa quando uno... Hanno messo gli alberelli già tutti, esatto, secchi. Uno comincia a pagare 30 euro per arrivare qua, un tot per mangiare, eccetera, poi alla fine è pure nervoso e se non gli dai dove buttare di tutti, insomma magari si arrabbia. Qualcosa di più per la spiaggia l'ha fatto, perché non ci sono... Il lungomare nuovo? Beh, il lungomare nuovo è promettente. Io spero che si riesca magari a ottenere quegli spazi che d'estate servono per parcheggiare, e che poi effettivamente l'idea della passeggiata è un'idea finalmente ripristinata. Cioè io, ora i miei bimbi non vanno più in carrozzina, ma gli anni scorsi io non sapevo dove andare perché c'erano le macchine. Esatto, quindi... Questa è una bellissima iniziativa, effettivamente. Dobbiamo sperare che resiste lo spostamento del muro. Speriamo che appunto ci siano sotto dei sassi abbastanza grossi da impedire che il mare scavi, come ha già fatto, insomma, ci ricordiamo tutti il 1981, ma insomma poi anche più recentemente altre vicende. Insomma, pian pianino vediamo. Insomma. Bene, professor, io la ringrazio per questa testimonianza davvero importantissima e speriamo che le sue parole possano divenire realtà e presto si potrà arrivare a sconfiggere questo benedetto coronavirus. Grazie ancora. Bene, grazie a voi. Al professore Giovanni Di Perri, grazie anche a voi che ci avete seguiti numerosi, e buon notiziario a tutti dal sole sempre libero delle Eolie, e vi lasciamo con questa bellissima immagine di Canneto con Panarea e Stromboli sullo sfondo. Arrivederci a tutti.